そうなんです、決まりは。Grazie innanzitutto non da segretario provinciale, ma proprio perché lo sento e lo dico da cittadino e da dirigente della politica. Un amico di Di Massalacqua mi ha dato complimenti. Siamo riusciti a fare, lo dico a Francesca, siamo riusciti a fare quello che questa provincia sta facendo, semplicemente perché io ritengo che il Partito Democratico e la mia provincia abbia una classe dirigente di valore assoluto che mi consente di rischiare un segretario della città capoluogo che non ha 30 anni, mi consente su 24 comuni di avere 12 segretari di partito donna, mi consente di avere in altri comuni una giovane ingegnere sotto i 30 anni che è segretaria di un altro comune, cioè, mi consente di fare ciò che altri magari in maniera più o meno come dire, con rumore provano a proporre al partito. Noi stiamo facendo un mix tra innovazione, che non è solo di carta d'identità, ma evidentemente soprattutto di contenuti, e rischiando sul territorio, devo dire con dialetto. Cioè, Di Massalacqua è stato un mio avversario in congresso, alle primarie, ha sostenuto un'altra candidatura con forza, con una dialettica anche aspra, però è una delle persone che più collaborano il segretario provinciale o il segretario nazionale, il segretario regionale che è uno, a volte lo dimentichiamo dentro i partiti che finiti i congressi, lo statuto prevede che ci sia un solo segretario, quindi molto spesso si continua in una polemica dura, per cui uno degli avversari più duri durante le primarie, che è stato appunto il mio amico Lindy Passalacqua, nell'ultima direzione di partito, direzione provinciale di partito, ha detto che i suoi avversari del partito sono quelli che non riconoscono, non l'unanimismo, ma non riconoscono un percorso unitario di battaglia del partito che evidentemente rischia di indebolire anche le battaglie per esempio per la scuola. Quindi grazie alla segreteria di Trapani, al suo segretario, a Sabrina, a tutti coloro che hanno voluto questo esperimento e come dire, al gruppo dirigente provinciale, da Dario Sapina che è il presidente dell'Assemblea provinciale, a Francesca Marano che ha aperto questi lavori, che è la responsabile provinciale scuola dell'esecutivo appunto provinciale, che Francesca mi consentono come dire, di avere un po' questa unione provinciale come, dire, come fiore all'occhiello da proporre in punta di piedi. Mila conosce bene la Sicilia. Appunto, che ci consente di parlare di scuola non soltanto questa sera. Un grazie lo debbo nella sostanza alle organizzazioni sindacali, Peppe, Eugenio e le altre organizzazioni sindacali che ci sono state vicine perché noi le abbiamo cercate, perché in momenti in cui era difficile avere interlocutori, ora brevemente, citerò anche qualche esperienza che abbiamo vissuto insieme a Mille, per esempio, a livello regionale. In un momento in cui non c'era un'interlocuzione, perché fare le battaglie, raccogliere firme contro la 133 prima che fosse approvata e diventasse la 133, in questa provincia lo abbiamo fatto, cioè fare tutte le battaglie anche parlamentari all'interno dell'Assemblea Regione Siciliana e trovare un muro, cioè trovare nessuno che ti ascolta a Roma, questo era davvero triste e dava il senso dell'impotenza, altro che specialità e autonomia statutaria della Sicilia. Eugenio Tumbarello come sorride con amarezza, quindi fino a qualche settimana fa, con tutti i limiti, lo dico a tutti quelli che ne hanno parlato, con tutti i limiti che può avere un governo tecnico cioè in questo momento, ma io credo che questo tempo sia servito per ritornare intanto alla normalità, lo diceva poco fa la Anna Fedeli, la responsabile nazionale della PLC della CGL, che a prescindere se si condivide o meno un contenuto programmatico di un governo, ma noi per anni non abbiamo avuto più un interlocutore con cui come dibattere o litigare in termini dialettici, perché lo dico ora con le cose che sto dicendo, il Partito Democratico, il Parlamento regionale, Mila lo ricorda, ha presentato una mozione che impegnava il governo regionale, quindi dava forza al Presidente della Regione, all'assessore regionale alla pubblica istruzione, di rivendicare, come aveva fatto peraltro la Regione Trentino, la provincia autonoma di Trento in questo caso, per rinviare di un anno,
di un anno la riforma della scuola superiore. Ne avevamo titolo e diritto, l'abbiamo fatto nel mese di maggio dello scorso anno, cioè del 2010, di quella nozione io sono stato relatore d'aula. Guardate la beffa che davvero dava il senso poi, come dire, dell'impotenza, è che quella mozione, in questo Parlamento, nella regione che fino a qualche tempo fa era la regione con più forte centrodestra d'Italia, non vi ricordate bene, quella mozione è stata approvata all'unanimità dal Parlamento regionale. Quindi c'era l'intero Parlamento regionale che dava forza al Presidente della Regione, all'assessore alla pubblica istruzione, a recarsi dalla Gelmini e dire: cari Gelmini, noi desideriamo, che vogliamo, pretendiamo, in virtù anche della specialità statutaria della Regione Siciliana, che tu, per tutte queste ragioni, che sapete certamente meglio di me, rinvii di un anno la riforma della superiore, che ha determinato tutte quelle cose che voi avete detto benissimo. Ebbene, Centorino, che all'istruzione, è tornato e ci ha detto: guardate, la Gelmini ci ha detto che possiamo fare quello che vogliamo, eravamo nel mese di maggio del 2010, ma ci ha detto anche che il ministro Tremonti, quindi non era la riforma Gelmini, era la riforma Tremonti, con i tagli lineari di cui parlavi soltanto, ha già chiuso la questione finanziaria, quindi se volete ve la pagate voi, cioè, voglio dire, una situazione assolutamente impossibile. Quindi con un rifiuto di interlocuzione nei confronti di un governo che aveva il sostegno su un determinato punto così delicato di un intero Parlamento regionale, di un intero Consiglio regionale. Questo è altro. La interlocuzione, io la discontinuità, io condivido totalmente quello che tu hai detto sulla discontinuità, io ero fra quelli che come te riteneva che la discontinuità servisse, anche la discontinuità fra persone, senza voler togliere nulla a nessuno, per carità. La discontinuità serve anche per evitare, Francesca, le incrostazioni che poi quando ci si siede troppo a lungo su una poltrona, su una sedia, magari possono accadere. Io non so se ora c'è stata la discontinuità, no, evidentemente dopo che è cambiato il dirigente scolastico regionale, ancora lo dobbiamo osservare, però tu sei stato protagonista giorni con le organizzazioni sindacali, CGL, CISL e altri, in sede di quinta commissione legislativa permanente all'Assemblea Regionale Siciliana, su una problematica che ho sollevato io da parlamentare in quel caso, e che si è conclusa anche quella, Sabina, con una risoluzione di cui io sono primo firmatario, approvata anche per l'unanimità, che riguardava Vila, approvata in assenso dal PDL, dal Forza da Grande Sud, eccetera, eccetera, con anche argomenti e con interventi, leggetevi i resoconti parlamentari su internet, che sembra veramente come la beffa, come se noi facciamo l'opposizione, non sapevamo più a chi, non capivamo che fosse il problema di questo paese, considerato che tutti erano d'accordo con noi, ma che non si riusciva a cavare un segno dal buco. In quella risoluzione si poneva un problema grave che io ho sollevato, che si era cercato, come dire, di soffocare a livello di quell'istituzione, e Eugenio, perché tu sei stato presente in quinta commissione come organizzazione sindacale, hai assistito a tutto il percorso che ha portato all'approvazione della mia risoluzione, la risoluzione di cui io sono primo firmatario, e siamo arrivati, Francesca e Anna, siamo arrivati in questa regione che nelle scuole superiori abbiamo punte di dispersione scolastica del 25%, cioè un ragazzo su 4 va in dispersione scolastica, e la risposta che l'ufficio scolastico regionale stava dando e che è stata sventata per tempo, lo dobbiamo dire, perché non conosceva nulla né le organizzazioni sindacali né tantomeno, guardate, gravissimo, né tantomeno gli osservatori provinciali, l'osservatorio regionale, nessuno era a conoscenza di nulla. C'era un progetto che sostanzialmente riteneva che, siccome la dispersione scolastica era arrivata al 25%, la causa era l'osservatorio e la struttura dell'osservatorio contro la dispersione scolastica regionale, che era passato da circa 90 dipendenti in 4 anni a 30 dipendenti, cioè nel senso che era stato messo nella condizione di non poter più assolvere la propria funzione, e quindi il danno e la beffa, cioè prima si mette l'osservatorio contro la dispersione scolastica nella condizione di non funzionare più,
alla fine si ritiene responsabile dell'aumento della dispensa scolastica e quindi sostanzialmente si sopprime senza che nessuno era stato informato, neppure, guardate, non la politica o le organizzazioni sindacali, neppure le istituzioni scolastiche che erano responsabili di questa. Quella risoluzione è stata approvata all'unanimità e probabilmente, oggi, qualche effetto lo ha sortito, probabilmente questo. Allora, quello che dico io, e chiudo su questo tema, e poi un altro breve flash è doveroso sulla formazione professionale, ovviamente, quello che dico io che non lo so quando si andrà a votare. Si andrà a votare quando lo deciderà il Presidente della Repubblica, che, al quale dobbiamo solo gratitudine, da cittadini, da tutto quello che volete voi, perché in un momento gravissimo è stato l'unico presidio democratico di questo paese, quindi lo diciamo davvero con gratitudine estrema, in un momento in cui ciascuno di noi, a prescindere dalle funzioni, almeno a me è capitato, la parlamentare regionale, avere un senso di impotenza, anche di disagio e di disorientamento, perché è una situazione, lo sappiamo bene, per qualche settimana fuori controllo probabilmente nel nostro paese. Però a prescindere da quando si andrà a votare, io da questo governo, che è diverso dal non governo che c'era prima, io mi attendo delle risposte, come credo, sono certo, se le attende il Partito Democratico Nazionale, perché tutte le ferite di cui stiamo parlando non possono aspettare le prossime elezioni, cioè bisogna intervenire subito, cioè se dobbiamo tornare indietro rispetto a ciò, ai danni che ha prodotto la 133, tutte, come dire, i regolamenti dell'Argentina, i regolamenti dell'Argentina, se vogliamo tornare indietro non possiamo aspettare, e quindi io non sono disponibile ad assolvere nessuno, sostengo con tutte le mie forze, per quello che è possibile, il governo Tremonti, ma non sono disponibile, il governo Monti, consapevole della correttezza e della necessità di questo sostegno, però sconti a nessuno. E il governo in carica, da questo governo per una settimana o come dire, si sostiene fino al 2013, occorre pretendere risposte in un campo così delicato come quella della conoscenza in tutta la sua filiera, come dicevate voi prima. Non aggiungo altro, ci sarebbero altre cose da dire. Sabrina, l'OIF, anche questa è una battaglia del Partito Democratico, siamo tra di noi, quindi non facciamo populismo, non stiamo facendo dei comizi, è una battaglia seria la quale abbiamo creduto, e la soddisfazione una volta tanto, fatemelo dire, perché di tutti i siciliani che dirigenti scolastici della regione Lombardia e dell'Emilia Romagna con le quali ho parlato, con i quali ho parlato qualche mese fa, l'anno scorso per la verità, che sono venuti in occasione di questi di inaugurazione di questi percorsi eccetera, mi hanno detto siete stati più bravi, perché sull'obbligo di istruzione e formazione, che è diritto allo studio, ancora più che obbligo formazione, che è diritto allo studio, la Sicilia è stata più brava rispetto a tutte le altre regioni. E lì il Partito Democratico ha fatto battaglie durissime perché non venissero, come dire, vanificati anche questi percorsi, con la partecipazione evidentemente del Ministero dal punto di vista finanziario, che come sapete sono percorsi formativi cofinanziati dallo Stato e dalle regioni. Quindi almeno in questo, voglio dire, siamo stati così accorti, attenti da capire che lì probabilmente andavamo in qualche modo a compensare quella ferita che la fragilità sociale della Sicilia ha avuto da questo abbattimento nel numero delle unità impegnate, delle risorse umane impegnate nella scuola. Perché vedi, Lombardia ha avuto, io non sono in genere chi piagnucola perché noi qui nel Mezzogiorno siamo vinti. Io sono fra quelli che ritengono che per farci rispettare, e sono uno dei garanti dell'autonomia e della specialità statutaria siciliana, però per farci rispettare dobbiamo imboccare noi un percorso virtuoso per cui Roma ci debba assolutamente rispetto, perché noi vogliamo imboccare questo percorso. Però non credo che sia corretto quello che è accaduto rispetto, come dire, alla Sicilia.
la CGIL lo ha denunciato proprio ieri, di stamattina, sull'edilizia scolastica. Non sto piangendo, e nessuno dei democratici piange, però se il rapporto è del 100% di differenza tra gli investimenti sull'edilizia scolastica nel nord e nel mezzogiorno, insomma qualche problema ci sarà. Quindi quando qualcuno vuole fare il partito del sud, io ho sempre detto che vorrei più sud nel mio partito. Con grande rispetto, però dobbiamo essere attenti. Se i tagli, lo dico alle nostre amiche, alle mie amiche, se i tagli del personale come dire, sono stati anche squilibrati in questo senso, al sud si è fatto un danno doppio. Un danno doppio, perché la nostra fragilità sociale determinava che la scuola era un presidio di legalità, come dicevano i miei amici e come dicevate voi, di democrazia, che oggi non c'è più. Quindi non dobbiamo, come dire, piangere soltanto sull'aspetto tecnico della dispersione scolastica perché abbiamo un ragazzo asino in più. Cioè dobbiamo pensare al destino di quel ragazzo che non studia più, cioè che va, come dire, ad indossare, beh, lo dicevi tu, magari le file della criminalità organizzata, fermo restando che la nostra non è una provincia mafiosa, è una provincia che ha una, come dire, un problema serio, perché questa è una provincia che ha stragrande maggioranza di persone oneste e per bene che ogni giorno fanno presidio di legalità, e a partire dal nostro partito, che così tanto per ricordarvi, il partito regionale e provinciale si è costituito parte civile nel processo contro le cosche mafiose di questa provincia, quindi siamo stati come dire, accolti come parte civile in giudizio, quindi ogni tanto pure cerchiamo di capire che tipo di percorsi il nostro partito fa. La formazione professionale, e lì è un problema serio. Io sulla formazione professionale a un certo punto mi sono trovato di fronte, lo diceva Dario poco fa, insomma, a non essere compreso né dai lavoratori né dai parlamentari o da chi ritiene che la formazione professionale, a torto, lo dicevi tu bene Lucio, a torto, sia il covo dei parassiti di questa regione. Io sapevo perfettamente che la formazione aveva bisogno di un cambiamento strutturale, ma non lo sapevo solo io, lo sapevo tu, a partire dagli operatori della formazione. Tant'è vero che quando, un anno fa, ho scritto io e altri amici del Partito Democratico di Pugno quella benedetta legge che non è ancora applicata, e vorrei capire perché, che istituiva in Sicilia, lo ricorderei benissimo certamente, il famoso fondo di garanzia per i lavoratori. Non mi sono preoccupato d'altro, mi sono preoccupato di quello che sicuramente era l'anello più debole della catena, che sarebbero stati i lavoratori, perché non essendo dipendenti e comunque non essendo, come dire, in alcun modo ricollegabili alle istituzioni pubbliche regionali, ma essendo dipendenti di diritto privato, di enti di diritto privato, è ovvio che il rischio per i lavoratori della formazione professionale sarebbe stato esattamente come il rischio di un'azienda che chiudeva i battenti. Ci sono stati, voi lo sapete, polemiche dure, che io personalmente da parlamentare ho avuto con l'assessore in carica, dure scritte, cioè non polemiche da microfono, voglio dire, quindi scritte, e con il dirigente in carica, generale del Dipartimento Pubblica Istruzione e Formazione della Regione Siciliana, che peraltro è contento e che aveva bisogno di tempo per capire anche le contese, anche come dire, molto, che aveva collaborato con aree di governo vicine a noi, con l'Abresso in particolare, quindi parliamo di persone di sicura onestà intellettuale. Evidentemente era una formazione, erano stati commessi errori almeno dal 2006 in poi, ecco, mettiamola lì, che noi abbiamo vissuto all'opposizione, e quello è gravissimo. Cioè, se la formazione costava 194 milioni di euro nel 2007 e improvvisamente in 24 mesi siamo arrivati a 270 milioni di euro, cioè, è chiaro che c'era qualcosa che non funzionava all'interno della formazione professionale. Noi l'abbiamo denunciato con forza. Sono state fatte migliaia di assunzioni in 24 mesi, 36 mesi, dal 2006, 2007, 2008 nella formazione professionale. E sono state fatte probabilmente anche assunzioni, come dire, dal punto di vista dei profili professionali sbagliati, perché certamente è difficile reggere, fermo restando che i lavoratori vanno tutelati, perché io sono stato il promotore di quella legge che è diventata per fortuna legge della regione per il fondo di garanzia.
tengo a sottolinearlo, e dobbiamo vedere come è applicata, fermo restando che non possono pagare questo prezzo i lavoratori, evidentemente, ma dobbiamo capire, cioè, come si rimette in piedi un ente che ha il 60% di amministrative e deve fare formazione professionale, e vanno tutelati anche quei ragazzi, evidentemente. In quella legge abbiamo messo anche quella lì, sempre sotto la tagliola del commissario dello Stato, che accompagna la regione alla quiescenza, alla pensione, quindi alla fuoriuscita, per cercare di alleggerire questo sistema. E voglio dire che fino al 31-12 del 2011, però, altrimenti non ci comprendiamo, perché mi incontro il lavoratore della formazione, onorevole, scusi, ma perché voi non finanziate interamente il prof della legge 24 del 2011? Scusate, lo sapete bene che il prof è stato interamente finanziato per l'intero 2011, quindi se ci sono tutte le risorse, il piano è interamente finanziato fino all'ultimo dei lavoratori e fino all'ultimo dei costi di formazione professionale, allora il problema non è il finanziamento, perché la regione non aveva le risorse, abbiamo fatto guerre nucleari, tu lo sai bene, ad agosto abbiamo messo gli ultimi 43 milioni, nonostante questo andranno in economia queste risorse, ma i lavoratori non vengono pagati, quindi è un problema che attiene, come dire, al funzionamento strutturale della formazione professionale, altrimenti facciamo sempre piove, governo ladro e non ci rendiamo conto. Il problema è come passiamo da un sistema sbagliato che ha indebolito fortemente la dignità del lavoratore e la formazione professionale, perché è giusto quello che dici tu, io ne conosco decine e decine e decine, e come passare al nuovo regime, al nuovo sistema. Allora, io sono fra quelli, nonostante l'opinione pubblica purtroppo non è tenere, quindi mi becco le parole, sono fra quelli che non mollerà su questo tema della formazione professionale, perché va cambiato il sistema, ma non vanno cambiati i lavoratori. Sebbene che abbiamo messo in quella legge stessa, quindi l'altra cosa, la riqualificazione del personale, perché non si investono i soldi che abbiamo già messo nel bilancio 2011 per la riqualificazione del personale? Perché il sistema era diventato così perverso, lo dico io, senza tema di smentite, è così perverso che non si riesce più neppure a svincolare un meccanismo, tenendo conto per esempio che uno degli enti più grossi che non paga i lavoratori da 12-13 mesi ormai è gestito da tre commissari nominati dall'autorità giudiziaria. Quindi il sistema va accompagnato. E il problema che dobbiamo risolvere subito, e chiudo davvero, è quello, certo, che diceva Nuccio Paletti, cioè della dignità del lavoratore. Francesca, non è immaginabile davvero quello che si è visto. Cioè, l'abbiamo visto a Termini Imerese, io l'ho visto già con i lavoratori della formazione professionale, quindi non dovevo aspettare le fotografie dei giornali di ieri e di oggi di chi piangeva davvero lacrime amare per uno stabilimento che chiude per... Dopo l'accordo dobbiamo vedere sempre che fine fanno quelle lacrime, perché prima di fidarmi io ormai sono abituato ad aspettare. Quindi le lacrime io l'ho viste, le lacrime dei lavoratori che si sentono spazzatura dal punto di vista della loro dimensione, come dire, umana oltre che professionale, e che non sono evidentemente più pagati e quindi hanno di fronte il buio più completo. Quindi la battaglia sulla formazione professionale continua, è una battaglia quotidiana, non è una battaglia che si risolve con un colpo di bacchetta magica, dobbiamo essere attenti a come gli enti si riconvertono, perché, e chiudo, informo le nostre amiche che ascolto, dice, ma questi che cosa fanno? Inventarli circa, la costruzione del costo del lavoro nella formazione professionale, che qui è a totale partecipazione pubblica, che è quello che Montese era venuto a sbagliare, ci soldiamo, facciamo il cofinanziamento, quella era più tarda stata con la figlia, ci vuole che facevano formazione, il cofinanziamento, i clienti sono sovvenzionati totalmente alla regione, quindi il problema vero della formazione professionale è che il costo del lavoro prevedeva che alcuni enti, guardate fino al 2011, alcuni enti avevano un costo ora lavoro di 80-82 euro, altri enti andavano ai 200 euro. Se, come è giusto che sia, un governo unifica il costo del lavoro, quindi con un parametro unico per tutti, perché fanno tutti lo stesso lavoro e lo porta per tutti a 130
35.138 euro. Volete che alcuni enti che avevano 200 euro non abbiano lavoratori in esubero strutturale? Non ci vuole, ci vede un bambino che sa fare le quattro operazioni. Quindi dobbiamo prendere atto che in Sicilia abbiamo, non so, 1.000 lavoratori, 1.500 lavoratori in esubero strutturale. Il tema che dobbiamo porci, fermo restando che gli enti debbono pagare, la regione deve fare di tutto attraverso il fondo di garanzia, la cassa integrale, l'ammortizzatore sociale interno, tutto quello, gli strumenti che abbiamo a disposizione, che ne facciamo con questi lavoratori? Li dobbiamo riconvertire, li dobbiamo riqualificare, li dobbiamo salvare. Per fare questo ci vuole, come dire, unità di intenti, non ci si può dividere, per quel restando che ogni giorno che passa diventa sempre più difficile, perché la sensibilità rispetto a questo tema del Parlamento regionale si va affievolendo sempre più, e già le battaglie sono state fatte. Quindi il mio è un messaggio non di nero, cioè è un messaggio di razionalità, sapendo che è un problema che può e deve essere risolto, ma non lo possiamo risolvere né con la demagogia né con il populismo, perché rischiamo di farle pagare tutti interi lavoratori, perché quando si spengono, lo dico al nostro amico sindacalista, rimangono i lavoratori soli, le luci si spengono e neppure i giornali vogliono spendere più una riga su, e lo sappiamo bene quante vertenze di lavoro, di imprese che chiudono e improvvisamente, i miei amici sindacalisti lo sanno bene, improvvisamente rimangono solo i lavoratori e nessuno riesce più, come dire, a uscire dalla valle. Io avrei finito, l'ultima cosa che voglio dire è che tra le innovazioni, questa regione che a volte annaspa e ha difficoltà ad entrare in questo circuito virtuoso, in questo meccanismo virtuoso, abbiamo detto nell'opera costruzione formazione, grazie al nostro amico Giulio Sino, che è stato dirigente scolastico apprezzato, amato, validissimo, straordinario, io e l'onorevole Otto, che è deputato del nostro partito, abbiamo presentato due disegni di legge sostanzialmente identici che riguardano la rete delle scuole alfa mediale. Volevo dire che questa è una vittoria tua, di tutti coloro che dirigenti scolastici, operatori scolastici, hanno sostenuto questa iniziativa insieme a te, ma del Partito Democratico. Martedì prossimo, tra tre giorni, lo approveremo in via definitiva in quinta commissione legislativa permanente, è stato iscritto già all'ordine del giorno dell'Aula, quindi prima di Natale diventerà legge la rete delle scuole familiari in Sicilia. Quindi per il nostro piccolissimo contributo, come ci abbiamo provato. Grazie.